La prima calcinazione, che è imperfetta, separa tutto il volatile dal fisso. Ma quando l'uno e l'altro sono purificati, il tutto è fissato dall'ultima calcinazione, che è perfetta. Ci sono degli individui che per la calcinazione imperfetta necessitano di un fuoco più grande di altri. Il metodo per l'estrazione dell'umido radicale consiste nella separazione dei due spiriti, il fisso e il volatile, la loro purgazione e la loro riduzione. Il metodo particolare sui vegetali è la digestione, la distillazione dell'acqua ardente, di un'umidità acquosa, di un olio per gradi di fuoco, la purificazione dello spirito e dell'olio, l'estrazione e la purgazione del sale fisso, la fissazione del volatile sul fisso e la moltiplicazione. La virtù del sale fisso si aumenta con la coagulazione del volatile. E questa operazione rende il volatile costante e permanente nella sua azione. La calcinazione imperfetta è di due tipi. L'una è dolce e si fa con la digestione, l'altra è violenta e senza digestione. Lo spirito volatile non può essere utile alla ristorazione dei vegetali, che allorquando è reso fisso. La calcinazione imperfetta è necessariamente richiesta prima della perfetta, perché essa purifica i due spiriti. Le due calcinazioni sono violente per gli escrementi, ma nell'una nell'altra lo sono per la pura sostanza del misto. Perché lo sperma degli elementi e la forma del misto non sono distrutti da esse, ma al contrario, essi ne diventano più perfetti. Lo sperma degli elementi, che è la materia molto generale, è comune a tutti i misti ed è indifferente ad ogni forma, ma gli spiriti di diversa natura lo determinano ai differenti generi di misti. Questa materia molto generale è incorruttibile. Quella particolare o determinata è corruttibile. L'una e l'altra sono separabili dall'umido radicale con la violenza del fuoco. Lo sperma particolare non si invola con la calcinazione vetrificante. Lo sperma è il soggetto e la materia molto prossima che riceve immediatamente la forma essenziale e il contatto di questi due principi fa un'unione inseparabile. La corruzione dello sperma particolare non è altra cosa rispetto all'espulsione degli spiriti che avevano determinato la materia generale alle qualità d'essere del primo composto. E questa espulsione è prodotta dall'ingresso di altri spiriti che inducono questo sperma alle qualità di essere di tale o di tal'altro misto. La calcinazione chimica non distrugge affatto le ceneri e non le vetrifica, ma al contrario, essa purifica lo sperma particolare e lo rende più perfetto. Lo sperma molto generale è reso particolare da certi spiriti particolari volatili e questa matrice può essere spogliata da questi spiriti ed essere indotta ad un altro genere di misto da altri spiriti particolari e volatili di un altro genere. Così uno spirito scaccia l'altro, dispone la materia ad un'altra forma e produce in essa questa forma di un nuovo composto. Questa è la sorgente delle successioni di figure nella materia. Tale è l'ordine delle generazioni e delle corruzioni che avvengono.
Spesso gli ignoranti si trovano frustrati nelle loro esperienze dalla dissipazione degli spiriti specifici della materia che essi trattano. Ma ciò capita con la violenza del fuoco, che scaccia lo sperma specifico con i suoi spiriti, o per la corruzione di questo stesso sperma, per il frammischiarsi di altri agenti esterni ed estranei più forti di quelli del misto particolare. Lo sperma particolare, o determinato, è di due tipi, visibile ed invisibile. Lo sperma visibile contiene in sé la forma del misto particolare e produce sempre un misto della sua stessa natura. Lo sperma invisibile non contiene la forma del misto, ma è indifferente ed indeterminato ad ogni specie di misto. È l'alimento dello sperma visibile ed è reso particolare dalla sua azione, cioè dall'azione di questo. L'invisibile è volatile, il visibile è fisso. Lo sperma invisibile non riceve solo la sua determinazione dallo sperma visibile che lo fissa, ma anche da altri agenti esteriori che producono sovente, con il concorso del loro magnetismo, delle forme imperfette. E così si generano gli animali imperfetti. Gli animali imperfetti sono così denominati per mancanza di organi o di membra che si vedono invece nei perfetti, perché si constata che questi mostri non posseggono che gli organi necessari alla vita. Gli agenti generali ed indeterminati non possono conformarsi alla natura specifica dello sperma particolare, perché la specie del loro magnetismo è differente. La causa comune non produce il simile composto da un simile, senza lo sperma del simile. Così un animale non produce un animale della sua specie, senza lo sperma della sua specie. L'azione ininterrotta dello sperma produce gli organi perfetti nella specie moltiplicata. Lo sperma è il corpo nel quale è nascosta la semenza. Essa viene nutrita dall'alimento che le prepara il suo corpo per tutto il tempo che questo corpo dura, sussiste. La semenza resta anche quando il suo corpo è corrotto. E allora essa si nutre di alimenti di natura dissimile, perciò degenera e produce un misto dissimile dall'originario, dal primo. Così, quando lo sperma visibile è separato dal corpo vivente o è corrotto da agenti esterni, la produzione di un misto simile manca necessariamente. Quando lo sperma o il corpo della semenza è corrotto, esso è cambiato in un altro corpo, eppure la semenza in un'altra semenza, ciò che produce una generazione differente. Così dal frumento degenerato si genera l'olio. Così per generare un simile dal simile è necessario conservare lo sperma senza alcuna corruzione, come si vede nel chicco di frumento che si conserva e resta senza alterazione della sua specie fin quando resta attaccato alla radice del suo stelo. Il chicco di grano, quando sboccia, non è corrotto nella sostanza, ma è solo alterato. E con questa alterazione la semenza è digerita e disposta alla generazione del grano. Gli arcani dei filosofi sui vegetali producono degli effetti ammirevoli, come si vede nella palingenesi sulle rose, eccetera. E dall'arcano dell'alimento che conserva la vita e che scaccia ogni malattia.